Finalmente, finalmente una prestazione degna di nota, ragazzi. Sto parlando di Italia-Inghilterra che si è appena conclusa, ragazzi, con il punteggio che vede la vittoria dell'Italia per 1-0, ragazzi, nei confronti dell'Inghilterra. Che dire, ragazzi, finalmente dopo un sacco, dopo comunque, vabbè, dopo la delusione del mondiale e tutto quello che vogliamo, ragazzi, l'Italia è riuscita a fare una prestazione buona, possiamo dire anche ottima, possiamo anche dirlo, direi proprio di sì. Perché ragazzi, dopo il mondiale questa squadra psicologicamente, fisicamente sembrava spenta, diciamo morta, no? E finalmente ragazzi ho visto un'Italia veramente concentrata, ragazzi, ho visto l'Italia concentrata, pochi errori, adesso parleremo in, diciamo a 360 gradi di tutto quello che è successo nella partita, le azioni più importanti e soprattutto come ho giudicato, diciamo, la partita dei reparti di ogni, diciamo, dei reparti del campo della nostra Italia. Intanto ragazzi, prima di partire col video, come sempre vi lascio un bel mi piace e soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale perché mancano 28 iscritti ai 500, quindi dai, se non siete iscritti attivate quella campanellina perché non mi costa nulla. Allora ragazzi, che dire, intanto partiamo col dire che la vittoria è stata meritatissima, assolutamente. Primo tempo ragazzi dove siamo stati, diciamo, padroni del gioco e Inghilterra ha fatto più possesso palla, ma comunque per quanto riguarda le occasioni non sarà stato un primo tempo spumeggiante o dove si è visto un calcio champagne, ragazzi, ma comunque siamo stati diciamo sicuramente i più pericolosi, soprattutto ragazzi con un cross praticamente di Di Marco sul secondo palo per la testa di Scamacca che in qualche modo riuscirà ad avere la meglio diciamo su Maguire, però praticamente Poppo fa una bella parata. Diciamo che però la posizione di Scamacca era un po' complicata. Poi ragazzi, praticamente un pallone centrale per Raspadori che comunque non la blocca bene, non riesce bene a gestirla. Non è da lui, ragazzi, però comunque può capitare. Era comunque una palla difficile. Anche perché, però, ragazzi, c'è stato il rammarico perché sarebbe stata una chiara occasione da gol. Perché se avesse stoppato bene quel pallone, avrebbe poi potuto tirare al volo. Poi ragazzi, nel secondo tempo Mancini decide di non tenere, cioè scusate, di non fare cambi, di non fare cambi, di lasciar giocare per adesso gli unici titolari che erano partiti dal primo minuto. Direi che ha fatto anche bene, ragazzi, perché comunque la squadra nel secondo tempo, secondo me, è ancora cresciuta di più rispetto a prima. Ha avuto più occasioni da gol e soprattutto ha fatto più possesso palla rispetto al primo tempo, ragazzi, tante azioni, ne abbiamo sprecate tantissime. Finalmente, ragazzi, poi l'Italia e si sblocca al 68esimo con Raspadori, praticamente ragazzi uno scavone, no scavetto, uno scavone comunque no, una palla lunga di Bonucci ragazzi a scavalcare la difesa dell'Inghilterra, Raspadori che stavolta ragazzi fa uno stop incredibile, gli lasciano un po' lo spazio i difensori dell'Inghilterra, Raspadori praticamente ha la possibilità di portarsela sul destro e tirare a giro sul secondo palo, Pop che si tuffa ma non può nulla, poi praticamente ragazzi ci sono state tante altre occasioni. L'altra più importante, ragazzi, è capitata sui piedi di Gabbiadini e poi sui piedi di Di Marco, perché praticamente, ragazzi, una, diciamo, ripartenza, un'azione comunque manovrata molto veloce da parte dell'Italia, un pallone filtrante comunque all'interno dell'area per Gabbiadini, che può tirare perché comunque si trova in una posizione molto 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 favorevole. Praticamente, ragazzi, la tira addosso a Pop, diciamo, diciamo l'occasione non si è concretizzata. Poi invece ragazzi successivamente pallone di Di Marco che praticamente dalla fascia sinistra tira una fucilata a raso terra in crociale, ragazzi prende il palo, dall'altra parte arrivava Di Lorenzo che non ci è arrivato, non ci è arrivato veramente per poco, ma comunque un ottimo tiro di Di Marco. Poi ragazzi a parte altre occasioni dell'Italia, l'Inghilterra comunque non ha fatto chissà che partita, l'unica azione che onestamente mi ricordo in questo momento è stato il doppio intervento di Donnarumma su Kane, che comunque ha fatto due tiri, ha fatto i due tiri che ha fatto consecutivi, erano centralissimi, però comunque ragazzi le uniche azioni che mi ricordo in Inghilterra sono quelle, ripeto perché stasera abbiamo strameritato, poteva finire anche 2-0 o 3-0, non avremmo rubato nulla. Poi ragazzi voglio fare i complimenti comunque a tutti i giocatori, a tutti ragazzi, perché se magari qualcuno l'avevo messo nei down a fine primo tempo, adesso siamo tutti up, nel senso che insufficienze non ce n'è da parte mia, e secondo me ragazzi comunque la squadra stasera ha giocato bene. Ho visto un bel Di Marco che spero possa giocare così anche all'Inter. Ho visto un Barella che nonostante abbia sbagliato un po' di palloni perché li ha sbagliati,
Ho visto, ragazzi, una grinta diversa rispetto al Barella che vedo giocare per adesso all'Inter. Quindi spero che almeno entri dalla sosta per giocare con l'Inter, almeno con questa cattiveria e questa aggressività nelle partite. Perché, ragazzi, per chi mi conosce e per chi mi segue sa come la penso, io sono dell'idea che un giocatore intanto deve dare il 100% in campo. Poi, se la vittoria non viene, amen. Però io voglio vedere il 100%, cosa che Barella comunque ha fatto oggi in questa partita, pur. Ripeto, con delle sfaccettature e degli errori, soprattutto quando eravamo in possesso di palla, però ragazzi ho visto un Barella molto più aggressivo e che spero appunto possa fare bene una volta rientrato dalla sosta. Poi ragazzi che dire, Di Lorenzo ha fatto anche lui una bella partita, soprattutto in fase offensiva ma anche soprattutto in fase difensiva, ha recuperato molti palloni. Toloi ragazzi che nonostante nel secondo tempo ha praticamente regalato due ripartenze all'Inghilterra che per fortuna non si sono concretizzate, però comunque ha fatto anche lui ragazzi una buona partita. Idem Bonucci che comunque ha fatto l'assist per Raspadori. Ragazzi, Acerbi mi è piaciuto tantissimo, tantissimo stasera, penso sia stato uno dei migliori in campo. In difesa ragazzi veramente ha giocato alla grande e io lo dico veramente, se continua così ragazzi ruberà assolutamente il posto a De Vrij, che per adesso non dà assolutamente sicurezze. A centrocampo, ragazzi, Jorginho non è stato in formistica. Comunque, ragazzi, il Jorginho che conosciamo non è questo. Però, comunque, rispetto alle partite comunque che ci sono state, soprattutto nel mondiale e subito post mondiale, avevano fatto vedere un Jorginho, ragazzi, completamente fuori forma. Che comunque non era più il Jorginho che conoscevamo. Finalmente, stasera non ho visto un Jorginho al 100%, ma sicuramente ho visto un Jorginho molto messo meglio, soprattutto sul piano fisico. Rispetto magari al Jorginho di circa un paio di mesi fa, e ripeto, poi mi è piaciuto anche Barella, che gliel'abbiamo detto. Pogba è entrato, ha fatto molto molto bene. Non mi ha fatto impazzire Cristante, però comunque ripeto, non do a nessuno l'insufficienza. Raspadori ragazzi, vabbè, ovviamente man of the match, comunque uomo partita. Nabedini che quando è andato ha fatto il suo, ha avuto, ripeto, l'occasione per chiudere la partita, non l'ha sfruttata, ma comunque ha fatto abbastanza bene anche lui. Gnonto anche molto bene ragazzi, ci ha soprattutto aiutato nel momento più difficile della partita, praticamente gli ultimi 10 minuti di partita in cui eravamo molto schiacciati. Tipo, ho due o tre volte recuperato palla in contropiede e ci ha fatto guadagnare un calcio di punizione che ci ha fatto recuperare tanto, tanto, tanto tempo. Quindi, Gnonto, ragazzi, nonostante la giovane età, penso ci abbia 17-18 anni, è veramente troppo, troppo, troppo esperto per la sua età, possiamo dire così. E ripeto, ragazzi, adesso ci andiamo a giocare lunedì sera. E vi ricordo, ragazzi, che farò la live, quindi andate, cioè. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella così appena sarò in live o comunque quando registrerò dei video sarete sempre aggiornati su tutto, ragazzi. Ripeto, ci andremo a giocare il primo posto con l'Ungheria che ha battuto per 1-0 la Germania. Ci andremo a giocare le Final Four, ragazzi, perché sappiamo che chi vince il girone, comunque chi arriva prima nel girone, ha accesso alle Final Four. Dobbiamo vincere contro l'Ungheria per forza per arrivare primi. Comunque ripeto ragazzi, una bella Italia, mi è piaciuta, spero che questo sia nuovamente un passo, diciamo sempre così, poi abbia avuto delle delusioni nell'ultimo periodo, a parte gli europei, quindi non voglio dire nulla, però ripeto, le premesse sono buone, ho visto una buonissima Italia, i giovani hanno fatto veramente bene questa sera, Gnonto che è entrato, Raspadori dal primo, Scamacca ragazzi, diciamo che. Per adesso sto un po' tranquillo per il futuro. Per il futuro sto un po' tranquillo. Secondo me avremo bisogno di qualcuno che ci aiuti bene in difesa. Beh, ci abbiamo Bastoni, ci abbiamo Gatti. Comunque diciamo che il futuro della Serie A, vedendo stasera, posso dire che è in buone mani. Spero di non sbagliarmi, ragazzi. Spero di non sbagliarmi. Comunque, un'ottima prestazione. Ovviamente, ragazzi, lasciate anche voi la vostra opinione qui sotto nei commenti. Dicendomi chi secondo voi, anzi, facciamo questa cosa. Scrivetemi nei commenti chi secondo voi. E sono i tre migliori in campo e i tre peggiori in campo. Se riuscite a trovarli, perché peggiori, però quelli che sono anche sufficienti, però che secondo voi sono stati i tre peggiori. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, ragazzi, perché come vi ho già detto, vedo che molta gente che guarda i miei video non è iscritta e non vi costa nulla iscrivervi, ragazzi. Quindi iscrivetevi, ragazzi. Domani mattina, molto probabilmente per le 7, dovrebbero uscire le pagelle. Della partita, appunto, quindi ancora un motivo in più per attivare la campanellina. Di pomeriggio, ragazzi, non so se usciranno video perché non sono a casa, non lo so, ragazzi, sinceramente, però ripeto, attivando la campanellina siete sempre aggiornati. Vi ripeto, ragazzi, lasciate un bel mi piace, commento
attivate la campanella, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani mattina, ragazzi, alle 7, con le pagelle di Italia-Inghilterra.